Apriamo un libro di Hegel, un libro che ha per titolo Scienza della logica, e andiamo a leggere le ultime 100 pagine, che qui vi riassumo così non state a leggerle, in cui si dicono due cose fondamentali per il nostro percorso intorno all'origine della tecnica. La prima cosa fondamentale è la seguente, dice, la ricchezza delle nazioni, d'ora innanzi, non sarà più come indicato da Adam Smith nel possesso dei beni, ma sarà segnalata dal possesso degli strumenti, le macchine. Perché, dice Hegel, perché i beni si consumano mentre gli strumenti li producono. La cosa sembra ovvia, ma è ovvia per noi oggi, ma non era ovvia allora quando solo 30 anni prima si era stabilito che i beni erano la ricchezza delle nazioni. È più importante per l'Inghilterra avere 1.000 navi o avere 1.000 costruttori di navi? È molto più importante avere 1.000 costruttori di navi, perché la nave in sé, una volta fondata, se non hai il costruttore di navi, sei finito. Quindi primato dello strumento sul bene. Che dischiude un'ottica paurosa, perché tutto è visualizzato sotto il profilo della, direbbe Heidegger, della Zuhandenheit, della utilizzabilità. Se il fattore economico dominante è lo strumento, il mondo viene visualizzato tutto sotto il profilo dell'utilizzabilità. L'esempio che avevamo fatto quando avevamo presentato il corso quella sera, se tutto è visualizzato sotto il profilo dello strumento, addio romanticismo nei boschi, lì io vedo già del legname. Ecco, cioè questo incomincia una qualità di sguardo, perché la cosa interessante, ragazzi, è dover riuscire a capire non tanto quel che accade, gli storici sono imbecilli perché stanno ai fatti. Ma i fatti non significano un tubo, i fatti. Quello che è interessante non sono i fatti, sono le modificazioni collettive della qualità dello sguardo. Quando io stabilisco che il primato della ricchezza è l'utilizzabilità, è lo strumento, incomincio a inaugurare uno sguardo di natura strumentale, uno sguardo che guarda le cose non solo, non più sotto profilo del bello, del piacevole, del riposante, dell'idilliaco, incomincia a guardarlo sotto il profilo dell'utilizzabilità. Questi sono i cambiamenti degli scenari storici. E finché non si capisce questo, non si capisce niente della storia, anche se so tutti i fatti come si succedono, perché la storia non è così. Mi fa incazzare gli storici, ma loro fanno così a ragionare. C'è il fenomeno A, c'è il fenomeno B. C'è il fenomeno C, c'è il fenomeno D, abbiamo già fatto D. Questo causa questo, questo causa questo, questo causa questo. Poi quando voglio complicare le cose mettono un po' di A con cause, no? Non è qui il discorso. A, B, C, D, a partire da che sguardo nascono? Allora, questi elementi. Le caratteristiche che abbiamo descritto ieri della grecità, a partire da quale categoria di fondo? Qual è quella chiave tolta la quale io non capisco più niente della Grecia? È la categoria della necessità. Necessità. E finché io sono nella categoria della necessità, per cui la natura è l'immutabile, per cui l'uomo deve trovare la sua giusta misura, per cui la morte è la scansione della successione naturale, io capisco A, B, C, D. Giusto? Quando poi questa categoria della necessità viene meno perché si introduce la categoria della volontà di Dio, mi nasce un'altra epoca che si chiama cristianesimo, che io posso capire solo se ho questa chiave simbolica, perché se ho ancora questa non capisco niente del Medioevo. Capito? Bisogna vedere i sottosuoli della storia per capire la storia, non le successioni degli eventi storici, che non mi interessano niente. Quando Nietzsche dice Dio è morto,
Non sta dicendo che Dio non c'è mai, che Dio non c'è. Per morire deve esserci stato, giusto? Bene, nel Medioevo Dio c'era, perché se io tolgo la parola Dio dal Medioevo, non capisco più niente del Medioevo. Non capisco perché per fare letteratura devo parlare di inferno, purgatorio, paradiso. Non capisco perché per fare arte devo fare arte sacra. Non capisco perché per parlare delle donne devo parlare di donne e angeli. Non capisco niente se tolgo la parola. Quindi Dio esiste nel Medioevo, produce effetti di realtà. E quelle cose qua che a me mi fanno incazzare gli storici quando li... Non vado mai a sentire uno storico io. Perché gli storici mi spiegano A, B, C, D. No, te mi devi raccontare la simbolica sottesa a un'epoca. Mi devi far capire che A, B, C, D non sono interessanti in quanto certamente che causano una cosa e l'altra, ma tu mi devi far capire qual è il simbolo sotteso di un'epoca. A partire dal quale capisco A, B, C, D. Tutto ciò che A che produce B, è il nesso è comprensibile a partire da quell'affondo simbolico che si chiama necessità, Dio, umanesimo, età della tecnica, se no non capisci niente. Ma gli storici sono arroganti e ti rispondono, ma io sto ai fatti. Ma i fatti, che cosa sono i fatti senza i significati? Quando tu piangi e quando tu ridi, dal punto di vista dei fatti, impegni la stessa muscolatura, ma non mi puoi dire che un riso è uguale a un pianto, perché il significato è diverso, anche se impegni la stessa muscolatura sia per ridere sia per piangere. È quell'incapacità di arrivare ai significati delle cose, tipico degli storici.